Eccoci quindi, noi insieme. Caro Michi, pensavi che noi non tornassimo su Inter Verona? Invece, oh, adesso che bel tema! Su Inter Verona, oh. I due perfidi aspettavano solo quello, eh. No, sono curioso di vedere, di sentire cosa dice. Sono curioso. A me porta un bellissimo ricordo. Cioè, sono curiosissimo di sentire il tuo commento. A me porta un bellissimo ricordo. È stato molto, molto corretto, cioè, nel senso, ha valutato come l'è stato valutato obiettivo, dai vertici arbitrali. Michele, obiettivo. Poi dopo vediamo anche quello che è stato il fatto, insomma, di Inter Verona. Però, naturalmente, Inter Verona ha portato nelle 24 ore successive un caos infinito anche dal punto di vista mediatico. Tutti quanti hanno gridato allo scandalo. Beh, certo. Gli stessi vertici arbitrali, a onor del vero, hanno riconosciuto il gravissimo errore del VAR, del VAR Nasca. Lo stesso varista, per intenderci, di Juve Bologna, tanto per dire l'altro caso grosso di questa di Genoa stagione, Milan, no? Genoa Milan, con di Juve Verona, insomma, ha creato parecchi problemi. Però ovviamente, e ci si domanda, ma perché l'Inter non prende posizione, perché l'Inter non dice niente, si fa attaccare da più fronti? Perché poi il concetto era, vabbè, e a Napoli non hanno visto il fallo di Lautaro, e a Genova c'è il gol di Bisse, che qui c'è il gol di che cosa sta succedendo? E quindi, insomma, apriti cielo sui commenti che potete immaginare di che tenore fossero. Ieri in Lega di Serie A, in Lega Calcio, via Rosellini, Beppe Marotta, come si suol dire, ci ha messo la faccia, cioè ha preso e si è mostrato davanti alle telecamere, insomma, parlando e anche difendendo l'operato sul campo e non solo, ovviamente, della sua Inter. Allora andiamo ad ascoltare questo passaggio che riassume il Marotta pensiero riguardo alle polemiche arbitrali che stanno caratterizzando queste ultime ore. Io credo che l'introduzione del VAR sia stata invocata ed evocata da tutti, e dobbiamo sottolineare come il VAR non è stato preso come lo strumento per debellare definitivamente gli errori di arbitri, ma semplicemente per ridurre, e da questo punto di vista credo che il primo obiettivo sia stato colto. Poi, al termine della stagione, ogni società deve mettere sul piatto della bilancia il pro e il contro e valutare, ma chiaramente se la soggettività esiste, esiste anche l'errore, esiste l'errore di un essere umano che è l'arbitro, ma non mi addentro in questo. Io credo e sono certo invece che alla fine della stagione la squadra migliore vincerà il campionato. Ma non voglio entrare in polemica, non voglio entrare in queste considerazioni capziose, dico solo che dalla mia c'è l'esperienza di saper gestire le situazioni. Poi, lungi dal pensare che una società, in questo caso l'Inter, possa essere condizionata da favoritismi. Questo lo rimandiamo al mittente, non sinceramente ho colto da parte della critica un sentimento del genere, ma rimarco ancora una volta come invece i meriti siano frutto del lavoro fatto da una squadra che ha alle spalle una società forte. Io non sto qui ad elencare eventuali torti, errori che sono stati commessi a nostro svantaggio, non è il mio modo di fare, non è il modo dell'Inter. Io ritengo, e lo sottolineo ancora e lo ripeto, che alla fine vincerà la squadra migliore da tutti i punti di vista, quindi non si può parlare di favoritismi, non si deve parlare di favoritismi. Io credo che sia, faccia parte del gioco, e dico il gioco apposta, e devo dire che metaforicamente noi oggi siamo la lepre, e quindi la lepre deve essere capace di schivare anche i colpi dei cacciatori, no? Delle fucilate dei cacciatori, fa parte del ruolo, fa parte dell'esperienza, nell'ambito della trasparenza e di una competenza che deve essere sempre riconosciuta. Queste dunque le parole, insomma, questa metafora della lepre che deve schivare le fucilate, insomma, è diventato un po' il titolo anche dei giornali del Marotta pensiero, che rispedisce al mittente l'accusa di qualunque tipo di favoritismo da parte, diciamo, a favore in questo caso dell'Inter. Tenevo a partire da Michele, ma per un motivo molto semplice, perché nella concitazione della cronaca di domenica è stato un episodio che non è stato facile da vedere, perché poi l'abbiamo visto con il replay, ma in presa diretta oggettivamente non ci sono state fornite delle immagini sufficientemente esaustive. Si poteva intuire, però si poteva immaginare. Però le avevano al VAR. No? Le avevano al VAR. Non dobbiamo giudicarlo noi. Di spiegare la posizione anche di Michele, che in presa diretta, legittimamente, umanamente, non avevi colto questo passaggio, invece poi abbiamo visto un giocatore del Verona a terra, però il momento in cui è stato colpito non, perché poi rivedendola del gol, rivedendola, io avrei dato fallo, però anche nella diretta della partita
Avevo detto che secondo me è fallo anche quello di Magnani su Arnautovic nell'1-1. Sì, però non, però non ragazzi, cose, cioè, non è che possiamo perché se fallo anche parlare. Quello allora non allora non si allora può dire, scusa, ma allora c'è la compensazione? No, anzi allora, la compensazione magari può essere un rigore. Scusami, che è un rigore. No, ma stai su quell'episodio però. Su quell'episodio fa parte di una partita, perché vi dà fastidio guardare scusa, tutti? Scusa, ma come mai allora? Ma come mai allora Bernasca non vi siete strappati le vesti? No, ma siete chi? Io non rappresento nessuno, rappresento me stesso. Siete tutti. Quando il Lecco è andato in Serie B con una partita scandalosa nella finale playoff dell'anno scorso, sai chi c'era al VAR? Nasca. Ascolta, hanno parlato di favola Lecco, ascolta, non di Nasca che ha sbagliato. Ma stai facendo, tre secondo me, stai no, facendo. No, stavo cercando di rispondere, peggio, ma alla prima frase che non vi è piaciuta stai facendo peggio di Marotta. No, Marotta ti non spiego è proprio entrato nei dettagli degli ma episodi. Marotta ha sbagliato in una cosa. Ha sbagliato in una cosa. Sempre sbagliato. Perché la classica frase al luogo comune è che alla fine vince il migliore, va bene. Che l'Inter è lepre, va bene, perché lui ha un ruolo. Però se lui avesse detto anche poi fa bene a dire che non è una cosa preordinata, che non c'è un disegno, che non ci sono favoriti. C'è chi l'ha detto però. Ma ok, c'è un'indagine fa sul bene, direttore fa bene, del Verona. Fa bene a dirlo. Okay. Ah, fa bene a dirlo il direttore del Verona? No, fa bene a dire Marotta sta roba. Però un minimo, due parole su quell'episodio, esatto, e dire nonostante tutto riconosco la delusione del Verona, perché onestamente quella è una cosa che può far sorgere delle polemiche. Scusa, ma se no Rocchi, ma perché retrocede Nasca in Serie B? Ma è già successo. Allora è grave, è un errore gravissimo. È grave, certo che è grave, come è grave pure l'1-1. E allora non puoi dirlo. Perché l'1-1 non ti piace? Scusa, ma non puoi dire che è un errore grave. Non è uguale. Ma non puoi dire che è un errore grave, invece inizi l'analisi e parli della roba di Arnautovic. Perché ma dillo prima. Sì, ma l'episodio non è lo stesso. L'episodio è grave, sai perché? Perché è un 2-1. Se la partita non è su 1-0, ma non è se, è grave, perché uno che sta al VAR deve vedere, esatto, deve chiamare l'arbitro. Esatto, sì, non certo. Se 2-1, 0-0, è grave Verona a prescindere, ma è un errore. Ma se questo è un errore grave o no? Sì, ma perché se, sì, ma non è l'unico, è l'ennesimo errore di Nasca. No, ho capito. Perché non l'hanno fermato prima? Ho questa capito, è la domanda. Ho capito. Ma rispondimi alla domanda, perché non l'hanno fermato a Juve Bologna? Perché non si sono scandalizzati i giornali? Perché non hanno aperto dopo Juve Bologna? No, non era grave quella di Juve Bologna. Ma Juve Bologna che ha fatto un cinema che durava no, tre settimane. No, i giornali non hanno titolato. A me non mi interessa i giornali. Ma stiamo a quello che abbiamo detto noi, noi giornali. Scusa, ma ognuno risponde di quello che gli esce dalla sua bocca. Ho capito. Frega mai di quello che scrivono i giornali. Le domande a Marotta erano per il diciamo l'accerchiamento mediatico di questo momento. Ma non è un accerchiamento mediatico. Ah, è, e cosa dovevano dire? Che ha fatto bene Nasca? No, però, no, Michele, no, l'accerchiamento, già l'accerchiamento, come lo hai definito tu, credo Nasca, perché diciamo nelle Nasca ultime Nasca, no, Nasca o nasce non, Nasca. Non era voluto, non è uscita bene, ma non era voluta, non mi prendo meriti che non ho. Derivi dal fatto che abbiamo visto Napoli-Inter, c'è Genoa-Inter, cioè ci sono stati tre episodi che consecutivi, a giudicare che continuo, due di continuo questi episodi, no, su tre sono stati giudicati degli errori dai stessi vertici arbitrali. Ma poi Francesco, ma scusami, ma è giornalismo, tu fai il giornalista, sei direttore di una testata, sei un dirigente, sì, quello del Verona, a fine partita, va e dice delle cose, i giornali cosa fanno? Lo censurano? Esatto. No, sto dicendo che è già cosa successo, fanno? Deve cosa essere uguale il modo in cui ma lo ho capito, metti. Ma stiamo su quella roba lì, stiamo su quello, magari Rocchi ha sbagliato a non fermare. Prima abbiamo appena detto di Bissek gol Genoa, fallo di Bissek su Strootman, no, sono ma d'accordo. Ma a me non interessa, con tutte e cioè due le mani. Ma sì, Magnani su Arnautovic va con tutte e due le mani. Ho capito. Ma allora qui vedi che il tuo obiettivo è parlare di Inter, non è parlare del problema arbitrale. No, allora, sì, allora ti spiego. Perché sennò perché non mi parli di Nasca? No, ti spiego. Allora, prima parlo dell'episodio che ha innescato tutte le polemiche, che è stato quello più evidente. E secondo me, per il mestiere che faccio, una riflessione va fatta ancora oggi. Io non capisco perché Nasca era al VAR a Inter Verona. Okay. Io sai come lo chiamavo nella telecronaca domenica? Nasca, l'innominabile. Va bene, perché me l'aspettavo che succedesse qualcosa, è successo sempre. Poi, se vogliamo allargare il discorso sul VAR, gli arbitri, abbiamo spazio per farlo. Io ti dico solo una cosa, un inciso. Dimmi se non sei d'accordo. Sì. Per me il VAR dovrebbe essere utilizzato solo
ditemi se siete d'accordo, solo secondo la modalità oggettiva, cioè per vedere se c'è fuorigioco e se c'è gol non gol. Sono d'accordo. Sulle altre cose io mi fido più di un arbitro in campo. Ma lì hanno sbagliato tutti e due. Ho capito, Paolo. Ma se sbaglia l'arbitro in campo e non hai 18 monitor, non ti lamenti. Ti lamenti meno, Paolo. Ha fatto tanti errori, ha diluito tanti errori. Il VAR toglie il gol non gol e fuori gioco. No, Paolo. Sul resto fa del casino. Ha fatto una statistica che su 1000 c'è A volte dietro i numeri non si c'era la verità. Sai perché? Se il VAR, come era auspicabile, fosse intervenuto. Perché in Inghilterra non vogliono vedere il VAR in Premier? Perché? Perché ormai vivono su Marte, sono degli Zulu. No, perché evidentemente è una cosa che sbagliano anche loro. Meriterebbe un passo indietro. Scusami. Serve lo specialista del VAR. Manasca faceva solo quello. Se Manasca non avesse preso l'ennesima cantonata e avesse chiamato l'arbitro invalidando il gol del Verona, sarebbe stato come il rigore oppure dico non interviene, però ascoltami, c'è qualcosa, senza che digli cosa è successo, vatti a rivedere questa roba qua, c'è qualcosa che può interessare, ragazzi, vai a vederla. No, ma tra l'altro la follia è che quelle immagini lì le vedi con un telefonino normale e non le vede lui con 18 telecamere. Al centesimo, il rigore del Verona al centesimo. Se lì sono d'accordo con te, con una compensazione. Lì sono meno una compensazione. Ma che compensazione, ragazzi, è rigore? C'era, che compensazione? Io non sono convinto, secondo me, nella testa. Io dico l'ultima cosa, poi giuro sto zitto un blocco. Va bene, un blocco di più. Ma perché stiamo discutendo? No, voglio dire questo. Secondo me l'utilizzo del VAR, il protocollo che prevede il VAR, che possa intervenire in tante cose, migliora il protocollo o togli la soggettività, perché secondo me la presenza del VAR togli la soggettività, ma non potrai mai togliere la soggettività. Aspetta. Inconsciamente il VAR deresponsabilizza arbitri e guardaline, cioè li stimola meno all'attenzione, guardaline sono d'accordo, a migliorarsi, a far bene. O tu sei Orsato, che sei sul livello alto, e infatti te ne fotti del VAR. Ma molto banalmente, se il VAR fa il VAR, è solo un beneficio. Ma il problema è che non lo fa. Però Franci, se non lo fa non deve più farlo allora. Ragazzi, non mi posso pensare che Marotta con queste frasi ha fatto un po' la ruspa, ha tirato dentro. Marotta non entra nei dettagli, perché io dico una cosa, sono d'accordo con Paolo che non possiamo paragonare l'errore di Arnautovic, perché è un contatto di gioco, lì l'arbitro valuta la forza, la spinta, è ok. Però oggettivamente Marotta dice sono esseri umani. No, al VAR non sono esseri umani, sono esseri umani con la tecnologia. Ma sono esseri umani. Capito? Ma è una cosa troppo evidente per non fischiarla. Ma il VAR diminuisce gli errori, ma non li può togliere, perché non è la macchina che decide, è un uomo dietro la macchina. Però su certe cose lo possiamo dire, no? Perdonami Michele, su certe cose siamo andati avanti a discuterne mesi. Tu hai la tua idea, io la mia. Ma qui è un dato oggettivo. Napoli, Genoa. Ma perché gli metti il Genoa? Il Genoa sono le due mani come Magnani su Arnautovic. Ma non è così. Ma non è vero, sono a contatto, sono petto a petto e schiena. Non è vero che sono le due mani. Arnautovic non è. Magnani, non è vero. Bissek su Strootman non è uguale. Non è vero. Non è vero. Sono le due mani. È lo stesso gol che annullano alla Roma. Non è vero. Non possiamo dire che sono episodi uguali. Non possiamo dire. Di Marco in Atalanta-Inter con le due mani lo scosta. Lukman e Vassari. Prendiamoci due minuti, diamo la linea alla regia e poi sentiamo. Arrivo anche da te, Luciano, e sentiamo il vostro parere. Eccoci, allora di nuovo insieme. Luciano, volevo sentire la tua opinione sia sull'episodio in sé che su quello che ha detto Marotta. Io sono d'accordo con Paolo quando dice che il VAR è attendibile per il fuorigioco e il gol non gol. Luciano, bravo, grazie. Anche questa situazione, grazie. Dare dei rigori che non c'erano, detto da un uomo di calcio, dare rigori diversamente. Sono contento. E su questo penso che non ci siano dubbi, ma il VAR è una cosa soggettiva. Quindi io adesso vi dico una cosa, apprezzo il discorso che ha fatto Beppe Marotta, ma sapete perché? Perché c'è un motivo. Beppe Marotta sa di essere stato favorito, ma sa anche le ragioni per cui è stato favorito. Ma sapete quante volte a me è capitato? Cioè, se il fallo era stato fatto dal Verona, veniva sicuramente fermato. Esatto.
il giocatore. Al contrario, praticamente, essendo dell'Inter, soprattutto se fermi un fallo del genere, il giocatore prende 3 giornate di squalifica. Hai ragione. Anche ma dici, questo, dici su Di Tanza? Ma perché 3 giornate di squalifica? Non è gomitata gesto violento? Ma non violento. Ci sono dubbi. Io guardate, scusa, non è gomitata. Su Di Tanza? Possiamo anche vederlo magari questo episodio? Ragazzi, ma l'hanno detto tutti i moviolisti. Quella non è 3 giornate, 2 giornate. Vabbè, un gesto antisportivo, ma anche se non è gomitata. Ragazzi, reazione rosso. È punizione giallo, da regolamento. Perché forte Duda spinge. Reazione, lo cerca, vuole lì, cioè secondo me lì è espulsione. Come non è rosso? Per me è rosso. Per me è rosso tutta la vita, ragazzi. È una reazione. Cioè, per me è rosso tutta la vita. Ma certo che è rosso. Allora, vedi, non è vero, ma non era rosso secondo nessuno. La reazione è punita con rosso. Nel momento in cui viene fermato Bastoni, viene data punizione e Bastoni viene espulso. Esatto. Ma non è vero, perché se vedete le immagini da dietro, ma non è vero. Ma guarda, lo cerca già, ragazzi. Vedi da dietro, vedi da dietro. Allora, prima Duda gli dà una spinta con due mani. Se Bastoni cade, però la reazione è anche che ti dà il calcetto, non è che questo è un fallo di reazione? Sì, certo, perché si beccano in aria, si beccano, si guardano, perché quello l'ha aperto prima e dopo quello lì lo cerca. Ma che lo spinge via? Guarda l'immagine da dietro. C'è un'immagine da dietro, vediamo, perché l'ho vista ieri anche qua. Ma ce l'ho anch'io sul telefonino. Ma da dietro schiaccia, non vedi il braccio di Bastoni? Ma fa così, certo che allarga il braccio ed è fallo. Ma non è questo è gomitato gesto violento. Vabbè, perché così e tra l'altro Duda all'inizio lo spintona prima. Michele, scusa, Michele, abbi pazienza. Siccome ci sono capitato pure io, e Beppe Marotta sa perfettamente che è stato favorito. Su questo penso che non ci siano dubbi. E sa anche risulta che loro sono arrabbiati per un fallo inverso, praticamente sarebbe stato fermato il giocatore. Poi gli è capitato di venire fuori il gol e lì è venuto fuori il pasticcio. Ma quando si gioca Inter-Verona, quando si gioca Juventus-Verona, Milan-Verona, non eccetera, se c'è qualcosa che non funziona, praticamente... Allora, questa teoria è smentita 3 minuti dopo, perché danno il rigore a Verona con VAR. Ma è netto. Ma netto cosa? Vai a vedere da dietro. È anticipato e li calcia il piede. È anticipato. Facciamo finire Luciano, vai Luciano. Ma no, ma voglio dire, se fosse stato il contrario, veniva fermato. Quindi noi, il problema di fondo è proprio perché ci sono due arbitri, uno da una parte e uno dall'altra, è soggettivo il discorso. Quindi secondo me sarebbe opportuno, o anche se modificate il controllo, diciamo tutto quello che dispone il VAR, e lascia il tempo che trova. Sapete perché lascia il tempo che trova? Perché ci sono sempre due uomini, uno la pensa in un modo, uno la pensa in un altro, e questo praticamente fa del VAR in certi momenti una cosa che praticamente può dare anche fastidio. E il fatto stesso che sia stato fatto questo a favore dell'Inter ha suscitato praticamente, ma a me è capitato tante volte. Ma se fosse stato la grande contro la piccola, ma se fosse perché gli arbitri per una cosa che praticamente ritengono anche non visibile, praticamente la danno favorita alla squadra migliore. Allora, se fosse così, perché? È così, Michele. L'ha detto anche Ma Michele l'ha detto anche Inzaghi che era rigore. Inzaghi ha visto l'immagine di fronte, è anticipato e gli calcia il piede. Ma posso dire, Magnani non cade quando c'è il tocco. Ma lascia stare che no, perché sennò facciamo che se cade allora diamo fallo. Lui lo anticipa. Perché si butta dopo. Ma Michele, ok, ma lui è anticipato, lo anticipa. Ma sto dicendo, se c'è la teoria che tu vuoi favorire la grande contro la piccola. Ma nessuno l'ha detto. No, lui dice un'altra cosa, ma lui dice un'altra cosa. Nessuno mi toglie dalla testa. Ma scusa, io allora faccio nessuno mi toglie dalla testa. No, però faccio una domanda a Luciano. Michele, nessuno mi toglie dalla testa che l'arbitro, cioè un ragionamento mio. L'arbitro non l'ha dato il rigore. No, nel senso che, secondo me, nel dubbio, quel rigore lì l'ha dato perché sapeva perfettamente l'errore che aveva fatto prima. Ragazzi, però voi ricostruite le cose a fatti vostri. Ma infatti l'ha dato il VAR. Si è accorto dell'errore che ha fatto prima, Grossolano. Perché gli avrà detto qualcuno a suo tempo, no? Ma se Nasca vuole favorire la grande contro la piccola, perché richiama l'arbitro 3 minuti dopo? Ma Luciano, secondo me, vuole dire... E non rispondete.
No, perché se l'arbitro vuole favorire l'Inter? Perché è rigore? Tre minuti ma perché dopo. È rigore? Perché si ma sono l'arbitro non l'ha dato. Se lui vuole favorire l'Inter, gli va a dare al centesimo. Perché si sono accorti, sono accorti della grande topica. Della, se tu non hai neanche VAR, quel rigore, la grande topica. Scusa, e allora adesso faccio questa cosa qua e do il rigore Michele, al Verona. Se tu non dai neanche in una partita così, se tu non dai neanche quel rigore, vien fuori. Cioè, dai, perdonami. Ma scusami, ma come se non dai nemmeno. Ma allora, ma tu l'hai vista l'immagine da dietro? Ma io guardo che. Ma se il Verona pareggia, Soldiano, secondo te va a fare questa scena qua? Ma l'anticipato. No. Secondo me quello che vuole dire Luciano è questa, come la storia di Barella. Che io chiedo a Luciano: sì. Luciano, perdonami, quanti giocatori verrebbero espulsi al contrario di Barella? Ma viene ammonito tutte le domeniche. Ma chi? Siamo incazzatissimi. Manda sistematicamente a quel paese l'arbitro. Viene sempre ammonito. Ha ragione. Viene sempre ammonito. Ma non è vero. Ma non è vero. Ma rispondimi. Ma cosa c'entra i gialli? Sulle munizioni dopo la pubblicità vi facevano una cosa ticolare. Devono essere ammoniti anche per le cose. Io sono convinto. E quello era un fatto non richiesto da lì. Un aiuto non richiesto. Però l'ha fatto capire Beppe Marotta. Non ha bisogno. Che prima in classifica. Ragazzi, ma io direi questi precedenti. Ascolta, però cosa c'entra se ti dice questa cosa Luciano, allora, cioè voglio dire, non è che te lo dice uno che passa per io non so cosa pensano all'Inter. Te lo dico io cosa pensano all'Inter, penso che sia stata letta al contrario. L'ultima parola qualcosa deve avere, perché altrimenti succederanno dei conflitti, si chiamano anche di interesse. Se vogliamo un interesse in questo qua è soltanto non vedere oppure ritenere che uno del genere possa essere anche non visto e possa passare sott'ordine. Il problema di fondo, caro Michele, infatti è a Juve Verona lo stesso VAR Nasca che ha sanzionato un pugno, anche là c'è stato un atteggiamento, diciamo che quello osso non è nemmeno la spinta e non l'ha visto. Però non c'è stata la rivoluzione del mondo. Come no? Però non è che nessuno sta dicendo alla Michele, scusa, nessuno dice di complotto. Lui sta dicendo, come diceva Francesco, che non sono all'altezza e quindi devono essere fermati perché fanno i danni. Però sto dicendo, ieri tu Italia hanno detto che non è né rosso né gomito, è fallo e già. Stasera scopro e poi era rosso. Però scusami Luciano, sei d'accordo con me che Barella può permettersi degli atteggiamenti che altri non possono perché gioca nell'Inter? Non ci sono dubbi. Ma se viene ammonito tutte le ancora, ma se io ti mando devi essere espulso, non è ammunizione. No, c'è un labiale che lui manda a Vaffa sette volte all'altro e lui rimane in campo. Luciano, mi sbaglio? Sette volte adesso, sette volte. No, è vero. C'è un ragazzi, c'è un labiale, c'è un labiale. Va lì l'arbitro, gli dice smettere. Ma che lui protesti sempre. Però lui nella si ferma difesa, quando devi sentire, ascoltare chi ha avuto esperienza di queste cose. Se fosse successo alla Juventus veniva fuori il finimondo. Ma se fosse stata prima classifica, se fosse stata prima classifica, adesso è primo in classifica all'Inter e giocano tutti su questo fatto qua. Dico l'Inter è la più forte, l'Inter potrebbe vincere il campionato, l'Inter però ha dei favori non richiesti, praticamente nessuno gli dice all'arbitro ma un favore. Perché non volete analizzare Perché il fallo di Anaglia è da interpretazione. È da interpretazione. Eh sì, non è una cosa clamorosa. Quello di Bissek con due mani. Ma io sono quello che ti dice che Milan-Roma anni fa ci fu un clamoroso non dato alla Roma, ma si parla di onestà. Qui c'è un errore clamoroso. Ma io ho detto che è errore quello del 2-1. Ma non mi puoi dire che tu nell'arco di 90 minuti l'1-1 è un errore pure quello. Non è vero che innanzitutto ha le mani così. Ha le mani così. Non è vero. Che la prima difensore uscia la palla, poi non la dice Arnauto avanti a Magnani. Fidati, guardalo. Fidati, l'ho vista mille volte. Che è così. No, però Michele, ma stai difendendo una roba? Cosa ho difeso? Cioè, ti ho detto che fallo quello di Bastoni, fallo, cosa ho difeso? E fallo quello di Bissek, fallo quello di col Napoli. Sì, no, ma detto, fallo quello su Di Marco, perché questi non li elenchi? Ma non sono così clamorosi. No, è certo. Quindi non sono così Gatti clamorosi. Gatti è clamoroso o no? Gatti. Dico quale intervento? Gatti il pugno che ha dato Juve clamoroso, sono Juve d'accordo Napoli. Con te, clamoroso. Il fallo di mano di Pulisic che è frenetto no? Clamoroso, te l'ho detto. Ma infatti clamoroso di Pulisic no. Ma qui non stiamo, Michele, non stiamo parlando di complotto, stiamo dicendo, come ha detto Francesco prima, che gente che purtroppo non può fare quel mestiere. Ma guarda caso è lo stesso tutti questi che abbiamo elencato adesso. E non deve andarci allora. Oh, è perché allora non ci siamo scandalizzati la prima, la seconda e la terza volta sbagliato. Penso che sempre scandalizzati. Però per tre giornate consecutive la gravità di Juve Bologna, la gravità di Juve Verona l'abbiamo sottolineato in maniera molto
chiara e molto lampante, sì, cioè, però non abbiamo fatto nessuna richiesta. Scusa di Francesco, voi sottolineate tutte le grandi squadre e purtroppo sono quelle che praticamente possono avere dei favori non richiesti, ve lo ripeto ancora una volta, non richiesti, che però vengono dati, sapete perché? Per ritornare nella stessa maniera e misura ad arbitrare o al VAR, certo, di quelle partite, di quelle squadre. Questo per far carriera. E questo è il modo migliore degli altri. Ha messo in imbarazzo l'Aia questo errore. Allora voi, beh, voi Michele, è evidente, voi Michele, Michele, adesso, è adesso Michele, state sopportando quello che ha sopportato la Juventus tante volte. Ragione. Che ma la Juventus ha sempre detto l'ali dei perdenti. Sì. Adesso rimarcano gli errori fatti a favore dell'Inter. Come prima rimarcavano a favore della Juventus, perché ora l'Inter può vincere il campionato. Prima la Juventus poteva vincere il campionato. Ma che cosa si diceva? Questo, che è l'arbitro è l'ali dei perdenti. Adesso proprio, diciamo, lo juventino, no? Il tifoso della Juventus dovrebbe, visto che ha sempre detto che l'arbitro la ripete, capire molto bene che può succedere anche l'errore. Perché adesso non col VAR, non col VAR, non col VAR. Prendiamoci due minuti, ragazzi, non c'è l'uomo dietro al VAR. E poi si parlava delle ammonizioni di Barella, ma sul discorso ammonizioni oggi c'è una cosa molto particolare sui giornali che vi facciamo vedere. Ovviamente il tema Inter, il tema VAR, il tema Inter Verona ha scaldato il nostro studio. Allora chissà cosa succede quando vi faccio vedere adesso queste due infografiche che sono state pubblicate questa mattina su Tutto Sport, numeri che poi mi direte voi, possono voler dir tanto, possono voler dir niente, li giudicherete voi. Allora sono due i passaggi, il primo riguarda le ammonizioni, semplicemente quante ammonizioni sono state combinate in Serie A secondo Tutto Sport, e questa è un'analisi. La Juventus è la squadra che ha ottenuto, diciamo così, più ammonizioni, 50, con le varie formazioni. L'Inter, quella che ne ha ottenute di meno, che ne ha ricevute di meno, con 24, cioè la metà. Questo come dato puramente statistico. Le 20 squadre di Serie A, quante ammonizioni hanno ottenuto dall'inizio del campionato? La seconda pagina di infografica che presenta Tutto Sport è una pagina un po' più dettagliata, che secondo me si presta a un'analisi, se vogliamo, un pochino più approfondita, cioè rispetto ai falli fatti, ogni quanto si subiscono le ammonizioni. Quindi, nel caso, per esempio, dell'Inter, ogni 12 falli scatta un provvedimento disciplinare. Però scusate, non è che nel caso fallo... poi tutte le altre, per esempio, nel caso della Juve, questo numero sale addirittura a quota 6. Come che... parliamo di ammonizioni, allora, non di cartellini rossi. Ma per esempio Barella l'altro giorno ha sparato la palla. Quella era ammonizione. E non è stato ammonito. Sì. Rabiot, però non era nemmeno fallo di Arnautovic. Rabiot, era contropiede 2-2. Vabbè, ho capito. Rabiot ha allungato la palla, Rabiot ha ammonito. No, quello sì, che mi stupisce... Però Arnautovic non era fallo. Quando Barella protesta, l'Inter vabbè, allora va bene. Quindi allora va bene. No, è ammonizione, però non reagisce se gli dai il giusto, cioè contropiede 2-2. Ho capito, ma non è che se sbagli... Allora, io, che sei giustificato, hai sbagliato, allora posso... Sto dicendo che è giallo se butti la palla, ma perché non valutate mai nell'interezza? Ma perché non c'entra niente. Ah, non c'entra? Però io sto andando a segnare, mi fermi, giustamente Barella, non c'entra. Barella però era diffidato. Non c'entra. Sì, ma Barella io lo ammonirei tutte le partite, se fosse per me. Scusate, Michele. Però perché, voglio dire, i falli sul per rispondere, no, solo un attimo su questa cosa della statistica. Michele, arriva lì che ogni fallo è un giallo. Un attimo, arrivo subito da te. Posso interromperti un attimo? Ecco, tu stai subendo con l'Inter quello che ha subito la Juventus quando vinceva. Allora ti faccio una domanda. Quanto avete strombazzato sul mancato rigore di Ronaldo con Marco Iulano? Ma in quella stagione e in quella partita sono successe cose inenarrabili, mica solo il rigore. C'è la Moviola ancora su YouTube, la trovate ovunque. Il rigore della Juve, Davids che dà il calcio volante. Ma il rigore della Juve, adesso non stiamo a rivangare il passato, che perché non avendo il supporto dell'immagine, magari non tutti si ricordano, non tutti hanno la vostra memoria. Non tutti hanno la vostra memoria storica. Su questa grafica c'è un'incidenza sul discorso falli fatti, ammonizioni, il fatto che
l'Inter possa, tra virgolette, permettersi, secondo questi numeri, di commettere 12 falli prima di ricevere una munizione. Dal fallo il giallo. Non lo stavo chiedendo a te, però, di la verità. No. Vero che non stavi chiedendo a te? Chiedo al mio parterre meraviglioso di Spalletti. Ha detto Paolo, ha detto. Dipende, no. Ci dipende dal fallo. No, dipende dal fallo. Mi devono portare i falli, dice, su questo fallo. Cioè, adesso, no, voglio dire, sicuramente non sottintende che a prescindere l'Inter è aiutata o che c'è un complotto per tutto sport, sì, perché ogni giorno è diventato un Rai Juventus, no, non è un giornale come la Gazzetta, ha ragione, quando Luciano. La Juventus vinceva uguale, ha ragione, uguale, ma, Gazzetta, ma infatti la Gazzetta di chi è? Anzi, peggio, la Gazzetta peggio, di Cagliari, quando la Juventus hanno scritto di tutto, no, ma infatti Luciano, ma infatti questa è geopolitica e rete e diffusione nelle vendite, ma io dicevo che non era così prima. Non è giornalismo, però, tu che ci tieni. No, 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 io dicevo che non era così prima con la Juve, dico che non è così con l'Inter adesso. Cioè, poi se tu mi parli di sudditanza degli arbitri, che ovviamente, o dei varisti, che per tornare a fare le grosse squadre che conta di più. E quello c'è sicuro, Paolo. Quello inconscio, quello inconscio. È o mica tanto. Sì, ma c'è, è la sudditanza. Sì, sì, sì. Cioè, non è in malafede, ma c'è. Le migliori squadre. Vero, vero, vero. Vero, vero. Infatti io non condanno mica l'Inter, attenzione, esatto, perché Marotta non ha chiesto certo di essere aiutato. Però la sostanza è che viene aiutato inconsciamente, ma viene aiutato sicuramente dove? Però ma ragazzi, è proprio la testa dell'arbitro. Abbiamo parlato di Nasca che ha sbagliato con Juve, Bologna, Genoa, Milan e Inter. Sono tre partite diverse, Verona, però, conta Inter Verona. Te sono tre episodi, però, tre partite. La Juventus è come, non è sempre Nasca, perché Napoli c'è Nasca, a Genoa c'è Nasca e Gatti due punti, tre partite diverse, non vi piace. Parlate tutti insieme, se no non si capisce niente. Non hai difesa, dai. No, vi dovete ancora rispondere sui due pugni di Gatti, perché non viene espulso? Certo, nessuno. È stato un errore anche quello. Ma due volte. Pensa se Bastoni lo rifà e allora e rifacciamo tutto sto allora cinema. Ma quello l'ha rifatto, gli hanno dato il premio Scirea. Tutto Sport ha dato il premio Scirea a uno che dà due pugni. Scirea, zero ammonizioni in carriera. Si dovrebbero vergognare. Anche Gatti. A Gatti a dare il premio Scirea. Gliel'ha dato prima di questi pugni qua, dai. No, dopo gliel'hanno dato al Golden Boy. Sì. Detto questo, sul discorso fa le munizioni, cioè il fatto che ci si possa permettere magari un atteggiamento più rude, non lo so come la però Roma scusa, la voglia quello tenere. Che mi ha stupito già, poi dopo parla Fabio, la Roma, cioè la Roma, cioè rispetto al gioco che sì, effettivamente, che cioè è piazzata dopo la Lazio, cioè paradossalmente, quindi c'è cioè, effettivamente ci sono delle storture che non so poi dopo da cosa, perché io se penso alla Roma, l'aggressività della Roma, ma io i falli della Roma li vedo, ma infatti la Roma prende non so quanti cartellini rossi. E infatti però lì è meno rispetto alla Lazio. Tu diresti che la Lazio... No, di ammonizioni, guarda. Ammonizione, magari ne prendono una ciascuno. La Roma prende anche altre cose, perché sì, ma guarda come è piazzata la Roma. Tu diresti che la Roma, guarda, la partita dopo. Sì, però dico lo staff tecnico, ogni giornata è squalificato uno dello staff. Sì, sì, certo, un atteggiamento assolutamente sì. Ma anche l'atteggiamento di ogni giocatore, cioè sull'aggressività del giocatore, cioè è sempre così la Roma. E invece effettivamente lì nella statistica è ottava, nona. Comunque la cosa credo che su cui si può convenire tutti, io non so come fate veramente anche qui studio alcuni a dire che il VAR non è utile. Cioè è come dire che in una fabbrica la macchina non può aiutare l'uomo perché sennò perdiamo lavoro. Con te. Michele, io sono d'accordo non è che con te, dicendo io quello no, che infatti, no tu. No, però. Ma anche con Paolo. No, io dico che è utile in alcune valutazioni, esatto. Come diceva Luciano, l'aspetto oggettivo del VAR. Scusa, questa di Bastoni è un fallo, abbiamo detto, oggettivo, giusto? L'arbitro può non vederlo. No, l'arbitro assolutamente. Come è Inter-Bologna, ecco, Inter-Bologna. L'arbitro disse ho visto tutto io e non diede il rigore al Bologna. Ma tu, il VAR lo richiama, rigore per il Bologna. Ma tu snaturi... Perché, scusami, prima gli arbitri avevano più personalità. Ma c'erano mille errori, Paolo. Erano più bravi. C'erano mille errori. E crescevano di più. Adesso, secondo me, la tecnologia li impigrisce. No, ma... Però non li fa crescere. Fatta anche questa premessa che può essere accettabile, ma no, può essere ma una chiave è di normale. Però che il VAR abbia portato comunque a risolvere un sacco di problemi, perché noi poi ci ricordiamo le cose macroscopiche, certo. Ma lì secondo me incide più la qualità della persona, ma certo. la negatività della tecnologia. Però secondo me tu la tecnologia la usi, non so, prendi nel tennis le chiamate,
per vedere se una palla è dentro o fuori. Ma no, non c'è contatto, Paolo. Sì, no, ma è chiaro, però la tecnologia, ma la tecnologia serve quando ti toglie gli errori, quando diventi infallibile, gol non gol, fuori gioco, sì, eccetera. È vero, però... Ma la soggettività, però Paolo, che ha il barista nel football americano, nel basket, cioè esistono queste cose. Ma se c'è un però secondo me anche nell'intervenire su Franci, secondo me Paolo, secondo me e non e io intanto sono in parte c'è una d'accordo. Cultura diversa in quegli sport. C'è una storia ma le vedete le partite, ma quante storture il VAR mette a posto? Gli arbitri si perdono di tutto. No, ma quello, ma allora su quello siamo d'accordo, cioè nessuno sta dicendo, però secondo me quello che dice Paolo d'accordo. È che dice quando un arbitro arbitra, magari dice ma se io non lo fisso tanto se mi chiamano tanto c'è il VAR. E poi ma non va bene. Non va bene, perché l'arbitro se tu cerca di vedere al suo massimo, poi a volte si perde può qualcosa e ragazzi, subentra l'aiuto, ragazzi. E allora diciamo, ok, però siamo d'accordo che ci sono episodi che il VAR non può sbagliare. Sì, e non si può sentire c'è un essere umano. No, ci sono determinati episodi che il VAR non che può sono sbagliare. Oggetti... Ma se li sbaglia vuol dire che li può sbagliare. Capito, però non è che possa sbagliare è un dato di fatto. Un dato di fatto. Quando è sempre lo stesso. Quando è macroscopico. Esatto, cioè, se noi dobbiamo pensare oggettivo. A questo campionato di Serie A, a me viene in mente Juve-Bologna, esatto. Juve-Verona... Inter-Verona se penso che è la stessa persona che non la vede evidentemente bene affermarlo prima. Però Michele nessuno dice che c'è un complotto anche sulla storia di Franci che prima mi chiedeva dei cartellini. Diciamo che l'Inter ha gli episodi fortunati quest'anno? Ma no, io non lo dico allora, proprio. Scusami, ma perché? Perché io non anche mi perché quello che dice Luciano, perché quello che perché sta dicendo Luciano, episodio a sfavore vostro. Sì, perché anche su, anche nelle munizioni c'è la sudditanza, c'è anche nelle munizioni. Certo. Barella, nazionale, gioca la prima in classifica, si può permettere. Ma come ti dico, come all'epoca Michele, Franco Baresi, quante volte Franco Baresi? Ma tu capito? Paolo Maldini, ragazzi, Giroud ha cartellini non come gli altri, perché il Milan dice ma sì, la devi fare quando ti conviene, per esempio perché sto dicendo dei rigori, che l'Inter ha avuto 7 rigori. Vai a vedere i rigori contro, la Juve ha avuto 0 rigori contro. Ma sì, ma se questa vai a vedere se ci sono chi ci sono. In aria, ma no, ma questo scherzo, io sto dicendo che sul comportamento di alcuni giocatori come Barella, e questo l'abbiamo sotto gli occhi di tutti, purtroppo. Ma ripeto, non è una roba Barella scientifica. Che va a protestare, sai, non è una roba scientifica. Quando gli caccia il giallo e glielo caccia. Scusa, Michele, non è una roba scientifica. Perdonami, c'è una partita che Barella manda vaffa più volte. Sì, io ti chiedo perché l'arbitro. Aspetta, e ti chiedo se l'avesse fatto. Calabria veniva espulso? Ma capita ma che capita? Ci sono i giocatori. Calabria ha fatto il dito medio in altre partite. Ci sono degli infatti, arbitri che sono un po' più che fanno finta di non sentire, altri che sono più fiscali. Ok, se quello del Verona manda vaffa l'arbitro, viene buttato fuori? Questo sta dicendo Luciano. Io ti dico che non l'arbitro è permaloso, non gliene. Cioè, se come uno. No? Non è permaloso, ma parliamo di un altro argomento, Michele. Parliamo di un altro argomento. È inutile adesso, fino a quando starete primi in classifica, anche per una ragione di vendita di giornali, attenzione, perché io non accuso mica, anche per una ragione di vendita di giornali. Tanto domenica sicuramente prossima la Juve va prima in classifica. Appena gli capita qualche cosa di favore, praticamente è soggetta ad essere messa in prima pagina e a dire allora, quello che uno ma su magari, questo siamo d'accordo. Su questo siamo d'accordo, io sto dicendo che ci sono due giornali su tre in Italia che se c'è l'errore dello stesso Nasca clamoroso con una squadra o con un'altra, la prima pagina cambia perché si dice geopolitica dei giornali. Per me il giornalista deve dire la verità, non è che se pensa che allora il tifoso della Juve mi compra o non mi compra cambio la prima pagina. Non è una ragazzi, cosa che separiamoci due minuti. Eccoci qui allora di nuovo insieme, pronti per aprire l'ampia pagina, un'ora interamente dedicata al calciomercato. Come dice il nostro titolo, la Juventus ha superato quindi ufficialmente l'Inter per Diallo. Sì, sì, guarda, non è ancora ufficiale, però diciamo che c'è una tabella di marcia, grandissimo ottimismo, ci sono tutte le cifre. Come tempistica mi dicono la prossima settimana potrebbe essere chiusa questa operazione, perché comunque ricordiamoci che ci sono anche delle tempistiche. Allora, intanto Thiago Diallo doveva andare all'Inter quest'estate in scadenza di contratto con Lille. La Juventus ha fatto un'operazione con Lille, si è accordata per una cifra di 3 milioni, pochissimo, più 3 milioni più 2 di bonus,
più una percentuale che non so se è il 10 o poco sotto il 10 sulla rivendita, al giocatore contratto fino al 2028 2 milioni a stagione più bonus. Per un giocatore del 2000, evidentemente Giuntoli in questo giocatore che è fermo da marzo per un brutto infortunio, intravede del gran talento. Del resto ci aveva pensato l'Inter l'anno scorso, c'era l'Atletico Madrid. Era del Milan, era del Milan, era del Milan, di passaggio, aveva 18 anni, Leao, credo, aveva 18 anni, sì, sì, aveva 18 anni, e quindi questa operazione va solo rispettata nei tempi, perché comunque la Juventus, anche per l'indice di liquidità, eccetera, ha degli step, cioè può spendere quello che entra, eccetera. Però prende i soldi da Dragusin, la percentuale. Aspetta, però, questa operazione la finanzia sostanzialmente con la cessione di Ranocchia, che era il Palermo, all'Empoli sui 4 milioni. Ecco, Dragusin è un altro tema di mercato che io, se vuoi, ti butto lì, perché comunque c'entra anche con la Juve, che come diceva Michele... Scusa Paolo, posso solo aggiungere su Thiago Giallo, visto che avevi chiuso su Thiago Giallo, perché la cosa che a me è iniziato a preoccupare, perché a me piace il giocatore, l'Inter l'ha seguito, quindi diciamo un po' in prospettiva futura, è vero che oggi l'Inter ha le 6 caselle occupate, però era un acquisto anche in prospettiva futura. Io a novembre ho iniziato a preoccuparmi, perché dicevo, io ero curioso di vederlo in campo, no? Uno si fa male ai legamenti, ma i giovani dopo 6-7 mesi tornano in campo. Quindi settembre no, ottobre no, novembre no. A novembre il giocatore inizia a dire io sto bene e non lo fanno giocare, a dicembre non lo fanno giocare. Nel momento in cui non lo facevano giocare ho capito che il Lille aveva la strategia. A gennaio te ne vai, se no quel campo non lo vedi più. E il giocatore ha iniziato a voler ascoltare Questo è un tema, però c'è da dire che la Juve sicuramente la Juve ha fatto una bella operazione. È stata brava. Intanto inserirsi. Poi parliamo di Dragusin Napoli, cerca di capire dalla cessione non di Napoli, Dragusin, però, dove va? Dragusin non Napoli. Dragusin allora, non Napoli. Esatto. Allora, Dragusin è un po' un giallo. Io ieri sera ho dato Bayern Monaco. Oggi, questa mattina, sembrava Tottenham, perché il Bayern Monaco aveva parlato con la gente e non con il Genoa. Nel tardo pomeriggio ha fatto un'offerta da 30 milioni, non so, probabilmente più bonus, al Genoa, e sembra che il giocatore, un po' a sorpresa, voglia andare al Bayern. Quindi preferisca il Bayern al Tottenham. Sì, e pensa che il Tottenham aveva offerto al Genoa 24 milioni, più 6 di bonus, più il prestito Spence, di questo 2000 di Dyde Spence, che è un giocatore loro, è un esterno di centrocampo, un esterno anche di difesa, è un laterale. Ai tempi di Conte arrivò. E quindi praticamente adesso c'è un po' questo giallo, ma la sensazione in serata, se non cambiano ancora le carte in tavola, che questo ingresso pesante del Bayern porti Dragusin a Monaco. Okay. E non a Londra. E la Juve da questa cessione ha il 20%. Faccio un inciso, perché poi milioni. Il mercato è fatto anche di incastri. Si diceva che il Genoa avrebbe potuto sostituire Dragusin con Bonucci, ma invece Bonucci domani in Turchia dicono che ha atteso per parlare con il Fenerbahce, che sarebbe stato convinto da Dzeko, ha parlato con Dzeko, eccetera, eccetera, e sembra che possa andare in Turchia. Ecco, no, questo è per capire... No, quello che è, quindi... Poi il sì. Genoa è ancora in sospeso col Napoli, perché il Napoli faceva pressione con il prestito di Zanoli e la cessione di Ostigar per avere Dragusin, ma si è capito subito che Dragusin voleva andare all'estero. Zanoli è ancora sospeso, io credo che alla fine comunque al Genoa vada ugualmente in prestito, anche perché a Napoli è arrivato Mazzocchi. Poi sulla Juve ci sono altre cose. Sì, da dire, era solo ovviamente. Per capire, Luciano, il fatto che la Juventus abbia, mi sembra si sia mossa molto bene per provare ad anticipare l'Inter a prendersi Giallo. No, questo è un buon giocatore. Indubbiamente la Juventus ha fatto bene. L'unica incognita che c'è, tanto che non gioca, ha avuto un incidente brutto. Sì. Quindi lo dovrà riattivare, però come giocatore non si discute. Ed è stato bravo Giuntoli, devo dire. A fare questa operazione che sostanzialmente viene ripagata con i ragazzini e praticamente si assicura un giocatore da prima squadra a questo proposito voglio un inciso quando si parla di decreto crescita e chiudo subito naturalmente forse la Juventus è favorita da questo, perché voi guardate tutti i giovani che c'è in giro la Juventus, i tre del Frosinone, voglio dire,
è già un qualcosa di formato che potrebbe fare un ciclo proprio con dei giovani di valore. Mi fermo qui perché praticamente riguarda il decreto crescita, sì, però è un vantaggio per la Juventus notevole. Assolutamente sì. L'altro nome in casa Juve, come dice il nostro titolo? No, allora, l'altro nome in casa Juve, in potenziale entrata, ma molto difficile, perché faranno un tentativo, facendo i conti anche dopo la metà di gennaio, è il discorso della ricerca di una mezzala, non di un centrocampista per giocare a due. Sono usciti per varie ragioni tutti i nomi suggestivi, Sudakov, Koopmeiners, De Paul, però a Giunto gli piace questo giocatore della Real Sociedad che si chiama Mikel Merino, classe 96, che abbiamo è una visto mezzala in Champions. Conosci. C'è un buon giocatore. Sì. Con l'Inter ha fatto due belle partite. Sì. Contratti in scadenza nel 2025, ex Newcastle, Borussia Dortmund. E so che c'è grande gradimento, so anche che però considerano un'operazione molto difficile, una quotazione sui 25 milioni almeno, anche se va in scadenza nel 25. 25, sì, però parlano di... Ma adesso a giugno? No, no, se potessero fare un prestito, una roba del genere, lo farebbero anche adesso, io parlo di adesso, sì. Parlo di adesso, perché poi a giugno... Magari a giugno ti a costa giugno, di meno. Sì, no, beh, allora poi al limite si aprirebbero altri scenari, sì, certo. Però dico che la Juve... ad oggi non prende centrocampisti mediani tanto per o sì, trova sì, una mezzala d'occasione che li convince. Vabbè, però la Real Sociedad perché dovrebbe dare in prestito che è in Champions agli ottavi? Magari sì, deve infatti, mettere l'obbligo. Io ho detto che è considerata molto difficile questa operazione. Ma vedi, parlavamo prima della bravura di Giuntoli. Per esempio, insomma è stato abilissimo, aveva promesso Jusen al Frosinone, prestito gratuito, la Roma l'ha voluto, ha fatto un'operazione da 1 milione. Per un prestito di 6 mesi, cioè 700.000 euro. E poi con Mourinho cresce. Sì, Paolo. 700 in contanti più Cherubini, valutato 300. Mourinho lo forgia. Beh, sai, i difensori con Mourinho sono quelli che giocano di più, quindi. Ah, certo. Cioè, ha già giocato, infatti. No, no, dico. Secondo te può essere un rimpianto Dragusin, invece, nel senso che era difficile capire 2 anni fa che Dragusin potesse essere uno addirittura da Bayern Monaco. Io, per esempio, se ne parlava molto bene. Però non che addirittura da Bayern Monaco, Dragusin. Mi pare che il Genoa l'avesse pagato tipo 8 più 1, una roba del ma genere. Ma Juve queste cose anche con, non so, con Romero aveva sottovalutato un po' De Ligt. Sì, non era questa Juve, ovviamente. No. C'era la Juve di Paratici quella, no Luciano? C'è, era la Juve di Paratici. Juve di Paratici, però quindi... Vedi, la Juve di Paratici... sta dando dei giovani interessanti. Dragusin era uno di quelli, sì, 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 il sì. Fatto stesso che abbia fatto la seconda squadra è un fatto positivo. Dalla seconda squadra tirano fuori dei giocatori molto, ma molto interessanti. E riprendo il discorso di prima, proprio con la chiusura del decreto crescita potrebbero dare dei risultati alla Juventus non indifferenti. Certo. No, per chiudere sulla Juve, no? Oggi sì. Francesco, poi la Juve ha sentito, tra ieri e oggi, ha sentito sia la Fiorentina che il Monza per Ken. Praticamente è un'altra operazione che serve a risparmiare qualche soldo, perché 6 mesi dell'ingaggio di Ken sono 1,5 milioni. All'ordo sono 3 milioni. La Juve non fa differenze tra Fiorentina e Monza. Adesso sceglie il giocatore dove andare, ecco. Quindi si prospetta un'altra uscita per la Juventus in questo senso. Anche perché Ildiz è diventata l'alternativa a Chiesa e Milik a Vlahovic, quindi le 4 punte sì, ce l'ha. Sì, assolutamente. Eccoci qui. Allora, caro Paolo, perso Diallo, le nuove strategie di mercato dell'Inter e poi chiudiamo con una mini raffica sulle altre trattative di giornata. Ma guarda, sono per il momento sono robe di uscite. E vale a dire, adesso c'è questa ipotesi di Sensi con il Leicester, che lo vorrebbe Maresca. Il Leicester dovrebbe però cedere prima a Pryce, ma c'è questa ipotesi. Comunque ci sarebbe un risparmio all'ordo dignitoso da parte dell'Inter. No, Luciano, dovresti abbassare il televisore che sta entrando anche nel nostro audio in studio. Ah, è Luciano. No, vabbè, non poi ha fatto un'altra cessione in prestito, ma non era l'Inter, stiamo parlando del difensore Franco Carboni, che era al Monza, sì. Andato alla Ternana. E anche Salcedo a Lecco.
è tornato dall'estero. E Agumea era andato al Siviglia. Agumea al Siviglia. Su Sensi posso dare una precisazione che non ho letto da nessuna parte, perché vedendo sempre il bilancio dell'Inter, al 30 giugno scorso era 7,5 ancora, quindi a metà stagione siamo intorno ai 3,7, c'è ancora una cifra alta, voglio dire. E quindi vediamo che tipo di offerte ci sarà da parte dell'Leicester, che i soldi insomma anche in Championship ce l'hanno, ma soprattutto, come diceva Paolo, si risparmia a metà ingaggio, che sono 2 milioni lordi, 6 mesi di metà ingaggio. No, secondo me, guarda, sull'Inter onestamente su questa finestra di gennaio non c'è da aspettarsi. Finisce qua. Io penso di sì. Bisognerà capire poi su che difensore giovane andranno l'anno prossimo, visto che hanno perso Thiago Diarra, ma non è una grandissima priorità. Secondo me Paolo non andrà sul difensore. E poi un esterno, visto che Dumfries non rinnovando va sul mercato. Però ha preso Buchanan, quindi volendo... Però Cuadrado... No, ma infatti secondo me andranno su un altro esterno da quello che mi arriva, e non sul difensore, perché il difensore Darmian è ritenuto oggi più difensore che esterno. Quindi i 6 difensori ci sono, e sono Pavard, Bissek, Darmian, Bastoni, Acerbi, De Vrij, che hanno tutto il contratto anche l'anno prossimo, mentre l'esterno Dumfries, che è difficile che possa rinnovare, Cuadrado anche, quindi sarebbe Buchanan, e cercano un altro esterno. Sì, sì, possibile destro. Per l'estate, però per l'estate, sì. Non credo adesso. No, adesso. No, diciamo altre cosette di altre squadre, sì. Diciamo, ma davanti non fa niente l'Inter, no, se non va via Sanchez, però non credo. C'è che il discorso Taremi per l'estate, Valentin Carboni per l'estate, sì, però sono tutte cose poi a venire, no? Ma io sono più scoperto. No, io voglio dire questo, ecco, per esempio la Roma può diventare interessante. La Roma è vero che ha fatto Yusen in prestito dalla Juventus, però se escono uno tra Spinazzola e Renato Sanchez, è possibile che entri un difensore centrale. E qui si parla, il preferito di Mourinho è il turco dell'Atletico Madrid, Soyuncu, classe 96. Poi c'è anche, però non è semplice da prendere, perché loro vorrebbero l'obbligo, non è tanto nei piani di Simeone. E poi c'è un altro, un brasiliano del Lille, Alexandro, per la Roma in alternativa a Soyuncu. La Fiorentina sta cercando un esterno d'attacco, e è vero che era su un Gonj. Abbiamo parlato anche di una proposta del Napoli, però sembra che la cosa che li stuzzichi di più sia questo inglese della questo del Brian Gill, 2001 del Tottenham, ex Siviglia l'anno scorso in prestito. Ecco, la Fiorentina è questa cosa qua. Poi il Monza oggi ha preso in prestito dal Milan via Empoli Maldini con Galliani. Esattamente. L'Empoli riprende Zurkowski, che era stato lì dallo Spezia, e il Verona dà segnali di grosse cessioni, perché c'è ceduto Terracciano, c'è ceduto Yen, hanno ceduto anche Ongla al Granada. Ngonge adesso è sul mercato. Si sta muovendo la Salernitana, ha un accordo con Palomino dell'Atalanta, deve trovare un accordo con i bergamaschi. E stanno trattando Bonazzoli col Verona. Quindi insomma, ecco, queste sono un po' le cose di giornata, ecco, fatto salvo poi chissà se Balotelli può tornare in Serie A. Sì, c'era però ha parlato di Udinese. Udinese sarà per adesso in Italia, lui fa l'opinionista settimanalmente su TV Play, su un canale Twitch, insomma, ecco. Beh, diciamo così. Cioè, però non fa il calciatore, calcisticamente, voglio dire, poco l'unico contatto con la professione che con l'Italia, diciamo, è questo. Mettiamola così. Luciano, ma secondo te l'Inter dovrebbe andare a prendere un attaccante per gennaio, visto che è molto dipendente dai gol di Lautaro soprattutto, ma anche dalle giocate di Thuram, considerando il rendimento abbastanza scarso di Arnautovic e Sanchez? Se Arnautovic gioca come ha giocato fino ad ora, occorre un attaccante sicuramente, però io penso che possa giocare anche meglio. Arnautovic non è proprio un giocatore della riserva, la può fare, solo bisogna vedere gli impegni dell'Inter. E torniamo sempre al discorso che quando torna giù dovrà recuperare partite e poi deve fare la Coppa dei Campioni, per cui le riserve gli occorrono, e credo in questo momento che un attaccante potrebbe essere praticamente un giusto accorgimento di questa squadra. Anche se credo, però vedete, quando prendete un attaccante praticamente non prendete un titolare, prendete una riserva, tanto tenere quelli che certo, c'hanno. Certo. Quello è il punto. Cioè, è difficile prendere senza poter spendere un prestito, e ti vai a rinforzare con chi, come. Ma no, poi una riserva, perché Lautaro e Thuram non li tocchi. Certo.
No, appunto, certo. quando vai a cercare una riserva, tanto vale tenere qui. Eh sì, va bene, noi siamo in chiusura. Saluto e ringrazio Luciano Moggi. Ciao Luciano, alla prossima.